Caspita ragazzi, ne abbiamo fatta di strada in questo videogioco Tekken 8. Dobbiamo spiegarvi Yoshimitsu. Andiamo a vederlo. In questa personalizzazione personaggio di Tekken 8 è arrivato il momento di dirvi Yoshimitsu. Però, quando ve lo faccio vedere, dovete capire come personalizzarlo. E voglio dirvi che ormai lo conoscete tutti, può avere la maschera o stare senza maschera. Ecco, lui può usare gli occhiali. Non dimenticate che Yoshimitsu ha sempre con sé la sua spada. Ma stiamo vedendo tutto però, anche i busti, le gambe. Ha un sacco di armi Yoshimitsu, c'ha la lama maledetta e il metallo antico. Questi erano i vestiti di Yoshimitsu. Ora si passa agli accessori. No, sono sempre gli stessi. E adesso è il momento dei saluti. Arrivederci, ragazzi. Ciao a tutti. Un bacione, un ciao da Gabri Costa. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.